È stato presentato ieri mattina a Palazzo San Giorgio il protocollo d'intesa con Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria che si inserisce all'interno del progetto Non Disperdiamoci, promosso dalla Fondazione Antonino Scopelliti. Lo studio nasce dall'esigenza di individuare le concause della dispersione scolastica che hanno generato nei primi mesi del 2022 alcuni episodi di microcriminalità giovanile e attuare una serie di strategie preventive al fine di minimizzare tali fenomeni. Alla presentazione della successiva sottoscrizione del documento erano presenti, insieme alla Presidente della Fondazione Rosanna Scopelliti, il Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Nucera ed il Presidente della Commissione regionale contro il fenomeno dell''ndrangheta Giuseppe Gelardi. Noi cerchiamo oggi di dare un input nella tematica della dispersione scolastica e abbiamo fatto uno studio che presentiamo oggi, ma soprattutto oggi chiediamo, e lo abbiamo con la Città Metropolitana e con il Comune di Reggio Calabria, un supporto alle istituzioni per essere compatti contro questo fenomeno, che è un fenomeno che attanaglia il nostro territorio già da diverso tempo, un fenomeno che si è acuito con il Covid e con la didattica a distanza. Cerchiamo, insomma, di lanciare anche un percorso condiviso con delle soluzioni e appunto con uno studio che sia veramente fatto bene e che vada a toccare quello che è praticamente il fenomeno nella sua matrice più profonda, proprio per far sì di avere degli strumenti concreti e affidabili per contrastare questo fenomeno. Quindi conoscere il fenomeno, studiarlo insieme con il supporto fondamentale dei dirigenti scolastici e degli istituti scolastici, con il supporto fondamentale delle istituzioni per riuscire a trovare il modo per arginarlo e per fornire delle soluzioni da mettere in pratica nel più breve tempo possibile.